Benvenuti allo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore. Questo oggi per la 26esima giornata della Serie D, girone G, si affrontano la Nocerina e la Cavese. Un derby infuocato, oltre 5.000 presenze qui allo Stadio San Francesco. Solo tifosi rossoneri per le consueti restrizioni. Questi derby si giocano solo in presenza dei tifosi locali, sia all'andata che al ritorno, quindi coreografia nel settore di fronte a noi, distinti con fumoni e lancio di coriandoli. È prevista la coreografia anche nel settore tribuna, infatti stanno accendendo adesso i fumoni e dopo ci sarà la coreografia nel settore curva, coreografia particolare in onore della memoria di Vincenzo Salzano. Vado veloce alla lettura delle formazioni prima che il fumo ci avvolga. La Cavese di schiera con Boffelli, Foggia, Urso, Trost, Zenelai, Chiarella, Magri, Conate, De Rosa, Buscazzo e Megna. Disposizione di mister di Napoli, Lucano, Antonelli, Sette, Lopes, Addezzi, Di Piazza, Fraracci, Faella e Guglie. Nocerina si schiera con Fantoni, Carotenuto, Cardella, Liurni, Pinna, Tuninetti, Mazzei, Maimone, Dorato, Esposito, Bernardo, Ruzzi. Disposizione di mister Nappi, Venturini, Petti, Vecchione, Citarella, Guida, Garofalo, Maccari, Fabbricatore e Gaetani. Pronta anche la coreografia in curva con i tifosi della curva che intonano il nome di Vincenzo Salzano. Ricordiamo che lo scorso 8 marzo sono 15 anni della prematura scomparsa di Vincenzo Salzano, un uomo prima di tutto. Un amico. Hanno i calciatori della Nocerina quest'oggi in maglia bianca a salutare la curva. Completo blu foncé per la Cavese. Chiaramente blu, maglia blu, calzettone e pantaloncino blu. Nocerina, maglia bianca, calzettone bianco e pantaloncino bianco. Sarà la Cavese a giocare il primo pallone del match. Sul punto di battuta Zenelai. Cerina che quest'oggi arriva a questo importantissimo derby con l'assenza di due importanti pedine e sono Crasta squalificato e Mariano infortunato. Mister Nappi schiera Giovanni Dorato al primo minuto, partito in questo istante, alla Cavese a manovrare il primo pallone, lancio lungo sulla sinistra, di testa spedisce il pallone in avanti, Pinna con il sinistro, guadagna, rimessa laterale alla Nocerina. L'arbitro dell'incontro è il signor
Maccorin della sezione di Pordenone, assistito da Minutolo e Manni. Tira un vento fastidioso qui su San Francesco, cielo coperto, terreno appare in discrete condizioni. Lancio in avanti, Dorato a coprire, riesce il calciatore della Cavese a mantenere il pallone in campo, c'è l'assistente che segnala che la palla era già uscita, si ripartirà con un calcio di rinvio in fuori della nocerina. È stata qualche timida protesta dei giocatori ospiti, Fantoni. Pinna spara in avanti alla ricerca di Cardella, tocca il pallone ma lo riconquista subito la squadra medelliana. Foggia con a te sulla destra, interviene Cardella, gli mette il pallone in fallo laterale per la squadra ospite con Migna sul punto di battuta, out di destra. Invito in avanti Foggia, mezza a due, riconquista il pallone alla nocerina con Maimone e viene concesso un calcio d'angolo, ma sembra strano, l'assistente era lì a 2 centimetri, quindi probabilmente aveva visto meglio lui, forse Maimone ha toccato per ultimo il pallone. Primo tiro dalla bandierina in favore della squadra ospite quando sono passati 1 minuto e 57 secondi. Parte Urso, pallone al centro, viene allontanato di testa ma viene fischiato un calcio di punizione in favore della difesa rossonera. Calcio, si sembra il pallone a terra Fantoni, poi scarica sulla sua sinistra verso Pinna, in avanti per Toninetti, c'è la pressione dell'avversario, riesce a servire Esposito sulla sinistra. Parte il lancio di Esposito verso Rossi, pallone fuori misura, finisce direttamente tra le braccia di Boffelli. Boffelli trattiene il pallone con le mani, invitato all'arbitro a spedire il pallone in avanti. Una volta c'erano i secondi, non vengono mai, difficilmente vengono sanzionati i portieri per perdere di tempo. Nel frattempo Nocerina riconquista il pallone con Dorato che spedisce in avanti, però dove non c'è nessun giocatore in maglia bianca. Riparte la squadra medelliana sull'out di sinistra, attenzione, ottimo l'intervento di Mazzei ad anticipare Foggia e gli spedisce il pallone in fallo laterale. Fallo laterale in attacco sull'out di sinistra per gli ospiti. C'è un fallo sanzionato a Cardella, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della squadra di Napoli. L'arbitro fa ampi gesti che fischia lui la ripresa di gioco, anche perché c'è tanto caos, tanto rumore per il tifo dei tifosi rossoneri, il grido dei tifosi rossoneri che incitano la squadra di Marco Nappi. Sei uomini in maglia blu Fonseca all'interno dell'area di rigore, parte la battuta, troppo lungo per tutti, la sfera finisce direttamente in fallo laterale in favore della nocerina con le mani Esposito. Pallone che Ciro Foggia spedisce direttamente in tribuna, direttamente Esposito su Pinna per la ripresa, gli restituisce la sfera, out di sinistra, lancio in avanti fuori misura, Magri di testa allontana il pallone, lo stesso Pinna viene colpito e colpisce un avversario, restano a terra entrambi, si rialza il giocatore della Nocerina ma la Cavese che si propone in avanti con Foggia, prova il tiro, finisce abbondantemente alto dopo 4 minuti e 50 secondi, si lamenta Foggia per l'intervento su Konaté, batti becco tra Konaté e Pinna a distanza. Si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della Nocerina con Fantoni che scarica su Capitan Mazzei. Lancio in avanti di Mazzei, recupera il pallone Liurni sulla pressione di due avversari,
riesce a superarli, a servire Cardella, ancora Cardella in mezzo a due, perde il possesso del pallone, riconquista la squadra ospita che si propone in avanti, ma la Nocerina conquista il pallone con Liurni. Pallone lungo alla ricerca di Rossi che entra in area di rigore, prova il tiro, pallone che finisce abbondantemente fuori. Prima sortita in attacco anche per la Nocerina, Nappi si lamenta con l'assistente, per Di Napoli sta facendo lo show dalla panchina, è un suo assistente, non serve a nulla questo, non serve a nulla. Si riparte con un calcio di rinvio in favore degli ospiti, sema il pallone a terra Boffelli, parte il lancio controvento, pallone resta a centrocampo, lo riconquista Cardella, lo tocca forse con le mani, ma l'arbitro lascia proseguire, poi c'è un brutto fallo su Cardella, non c'è niente ancora in avanti con Liurni, c'è sulla sinistra Rossi, Liurni prova la sortita solitaria, cross, parte il cross, contratto, guadagna calcio d'angolo la Nocerina, il primo tiro dalla bandierina dopo 6 minuti e 35 secondi, si lamentano gli uomini di mister Di Napoli per il sunto fallo di mani di Cardella, insieme al pallone Liurni alla destra di Boffelli, nell'area d'angolo parte cross di Liurni sul primo palo, Boffelli tocca il pallone, la Nocerina ancora in possesso del pallone con Liurni che serve Esposito, non è riuscita ad approfittare del tocco sbilenco di Boffelli, attenzione Esposito poteva creare danno con questo pallone lanciato all'indietro, lo spedisce in avanti Carotenuto direttamente tra le braccia di Boffelli, il vento può condizionare le giocate in questo match, attenzione evitiamo lanci all'indietro pericolosi. Lancio in avanti alla ricerca di Foggia, di testa, pinna, allontana la sfera, cioè Tuninetti sul pallone davanti all'arbitro, è ancora la cabeza a riconquistare il pallone, parte il tiro direttamente verso la porta di Fantoni che controlla e lascia scorrere lateralmente, 7 minuti e 45 secondi sul cronometro, 0-0 qui allo Stadio San Francesco tra Nocerina e Cavese. Mazzei, lancio in avanti, alla ricerca di Cardella, salta più di tutti i magri, pallone all'indietro, viene scaraventato in avanti, ma l'arbitro concede calcio di punizione alla Nocerina e va a richiamare Magri per l'intervento falloso su Cardella, guadagna calcio di punizione alla Nocerina. Con la sfera Liurni è Carotenuto, si allontana Mazzei, probabilmente proverà Liurni a spedire il pallone all'interno dell'area di rigore o direttamente a provare anche il tiro per sfruttare un'eventuale respinta di Boffelli. Parte Liurni, prossimo orbito Mazzei di testa, fa buona guardia alla difesa ospite e poi Boffelli recupera il pallone con le mani lanciando subito in avanti per Konaté sull'auto di destra, parte il cross di Konaté dall'altro lato, c'è Dorato che svirgola il pallone ma riesce a metterlo in fallo laterale con le mani, lo stesso Konaté sul punto di battuta, poi lascia a Migna, ancora con te, attenzione, in mezzo a due, viene fermato, Tuninetti all'indietro per Pinna e gli restituisce la sfera, ancora per Pinna, lancio in avanti, contratto da un giocatore della Cavese, attenzione con te, sull'auto di destra, Foggia, di prima intenzione verso con te, si fa vedere la Cavese in avanti, Pinna, ancora Foggia, prova il tiro, il pallone resta lì, viene respinto in avanti, Liurni, buono il gioco di gamba di Liurni, l'arbitro va a richiamare nuovamente Magri, poteva esserci anche il cartellino giallo, l'aveva richiamato appena un minuto fa, lascia proseguire accordando un calcio di punizione alla Nocerina, sono 10 minuti 7 secondi in questo primo tempo, Mazzei per Pinna che non riesce a fermare il pallone e regala fallo laterale
alla squadra ospite all'altezza della linea mediana. Buschiazzo sul punto di battuta, guadagnato almeno 15 metri, arbitro ha lasciato correre, ancora rimessa laterale in favore degli ospiti, lo stesso Buschiazzo sul punto di battuta, pronto a servire in avanti verso Conati, tocca il pallone di petto, lo mette a terra, può salvarlo indietro, attenzione, è l'intervento di Carotenuto, la nocciolina si lancia in avanti con lo stesso Carotenuto, mette il pallone fuori Magri senza pensarci su due volte e regala fallo laterale alla nocerina in attacco all'altezza della panchina presieduta da Di Napoli. Esposito all'indietro verso Pinna, mette a terra il pallone, poi serve centralmente per Mazzei sull'out di destra per Dorato, in avanti per Liuni che viene anticipato, attenzione, parte in velocità la Cavese sull'out di sinistra, pallone centrale per Foggio che non riesce a toccare il pallone, poi Conate si avventa e riesce a mantenere il pallone in campo, c'entra Conate, serve lo stesso Foggio, ma Turinetti capisce tutto all'anticipo, Buschiazzo di testa ad allontanare dove c'è Liurni che mette il pallone a terra, Liurni in maniera fortunosa, serve Rossi che si vola verso l'area di rigore, Rossi all'interno dell'area di rigore, parte il tiro contrato da Magri in calcio d'angolo. Arriva il secondo tiro dalla bandierina in favore della nocerina, sempre alla destra di Boffelli, sul punto di battuta si presenta Lorenzo Liurni, sei uomini in maglia bianca all'interno dell'area di rigore, parte il cross sempre sul primo palo, ha posizionato anche dal vento, la sfera finisce direttamente oltre le linee perimetrali, si ripartirà con un calcio di rinvio in favore degli ospiti sulla sfera Boffelli a Magri e ma cambia idea su l'arbitro, lo invita ad accelerare, dovrà lanciare il lungo in avanti, pallone che non supera la linea mediana, però viene toccato da un giocatore della Cavese, non c'è nero con questo possesso del pallone, Cardella mette la sfera a terra, parte Cardella sulla sinistra, c'è un avversario su di lui, Cardella arriva al secondo, viene messo giù, l'arbitro dice che è tutto regolare, si ripartirà con un calcio di rinvio in favore degli ospiti. Magri conquista la sfera della nocerina sull'auto di destra con Carotenuto che poi viene fermato da un giocatore in maglia blu che guadagna anche rimessa laterale. L'ho lasciato lì a Magri, lancio in avanti di testa a Dorato, spedisce nuovamente il pallone in fallo laterale. 14 minuti e 2 secondi sul cronometro, 0-0 il risultato qui a San Francesco. Questa la sfera della nocerina con Carotenuto, lancio in avanti alla ricerca di Rossi, tocca il pallone di testa ma gli viene toccato un avversario, non riconquista Maimone, serve esposto sulla sinistra, ancora per Maimone, poi c'è Foggia che commette fallo sullo stesso Maimone. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della nocerina. Conappi va a recuperare il pallone. Pinna per Mazzei. E gli restituisce la sfera. Pinna invita a salire Mazzei. Raggiunge la linea mediana. Parte il cross in avanti alla ricerca di Leoni sull'auto di destra. Pallone tocca a terra ma prende un strano rimbalzo che non favorisce l'attaccante rossonero, la sfera finisce oltre linea perimetrale, si ripartirà con un calcio di rinvio in favore degli ospiti sulla sfera Boffelli.
che non accelera la ripresa di gioco. Arrivano i fischi da parte del pubblico. Tuninetti in avanti per Liuni, che di prima attenzione gira la palla verso Cardella, che viene anticipato, pallone sparato in avanti, Mazzei in avanti verso Cardella, di prima intenzione verso Liurni, sul lato corto dell'area di rigore, entra all'interno dell'area di rigore Liurni, parte il tiro, Cospelli lo mette in angolo. Arriva il terzo tiro alla bandierina per la Nocerina, questa volta alla sinistra di Boffelli, lo stesso Liurni sul punto di battuta. Con la difesa, sei uomini in maglia bianca all'interno dell'area di rigore della Cavese. Parte il cross di testa, Miette nuovamente fuori. Arriva il quarto angolo in favore della Nocerina. La stessa posizione, sempre Lorenzo Liuni sul punto di battuta, parte il cross all'interno dell'area di rigore. Salta più di tutti un giocatore della Cavese, ma concede il pallone allo stesso Liurni, poi gli viene sottratto Dorato, ferma un avversario in fallo laterale, si ripartirà con una rimessa con le mani all'altezza dell'area di rigore della Cavese in favore della squadra ospite. Magri sul punto di battuta, la Cavese non accelera le riprese di gioco, l'arbitro invita a velocizzarsi, parte il lancio in avanti, pallone poi spedito ancora in avanti, alla viva il parroco, Mazzei forse subisce fallo, l'arbitro lo concede per una vistosa trattenuta alle sue spalle. Calcio di punizione in favore della Nocerina. Sei sul punto di battuta, proverà a spedire il pallone in avanti, non è lungo, di testa la lontana dove c'è Tuninetti, e mi da salire Esposito, in avanti per Rossi, ancora verso Esposito, buono il pallone di ritorno di Rossi verso Esposito, poi Esposito l'ha servito in profondità, è stato anticipato da Buschiazzo, giocatore in maglia bianca della Nocerina, classe 2004, con le mani Maimone proverà a lanciare all'interno dell'area di rigore direttamente. Parte il lancio di Maimone, scavalca tutti, di testa allontana Buschiazzo, poi Tuninetti tocca la sfera in avanti, ancora Tuninetti verso Liurni, gli restituisce la sfera, 1-2, Liurni al limite dell'area di rigore, prova il tiro, ma ancora Liurni, pallone resta là, forse viene falciato, c'è un fallo evidente da Tergo, ci dovrebbe essere anche il cartellino giallo, calcio di punizione in favore della Nocerina, 18 minuti e 50 secondi sul cronometro, l'arbitro non prende provvedimenti disciplinari, c'è il calcio di punizione ai 25 metri centralmente in favore della Nocerina. Versi gli uomini sul punto di battuta, riconosciamo Liurni e Pinna su tutti, c'è anche Cardella che ha sistemato il pallone a terra, probabilmente sarà proprio l'attaccante con la maglia numero 9 a provare il tiro diretto in rete nella porta difesa da Boffelli. Si allontana Pinna, si è avvicinato nel frattempo Carota Nudo, il pallone si muove per colpa del vento, l'arbitro ha sistemato la barriera. L'arbitro fa sentire il suo volere.
tre gli uomini sul punto di battuta, Cardella, Carotenuto e Liurni. Parte il fischio da parte dell'arbitro, parte Liurni, pallone basso, viene spedito in calcio d'angolo. Quinto tiro dalla bandierina in favore della Nocerina, sul punto di battuta lo stesso Liurni. Siamo alla sinistra di Boffelli. C'è qualche problema all'interno dell'area di rigore, l'arbitro va a richiamare i giocatori di entrambe le formazioni. Parte Liurni, pallone lungo sul secondo palo, non riesce Mazzei a girarlo verso la porta, guadagna rimessa laterale la Cavese. Due palloni in campo. Lo schiazzo sul punto di battuta. Ovviamente non accende. Ma... Cross lo allontana il pallone. Si lamentava in una posizione di offside di Cardella. Assistente ha fatto proseguire, pallone in avanti per Liurni, mette il pallone a terra, Carotenuto dall'altro lato verso Rossi che si fa anticipare. Con questo è il pallone la Cavese, attenzione sulla sinistra, lancio in avanti. Due uomini a guadagnare la rimessa laterale in favore della Nocerina, si lamenta Chiarella per un fallo che non ha ricevuto. Carotenuto, Dorato in avanti, Rossi blocca il pallone però lo mette direttamente in fallo laterale, pallone sparato in avanti, non era semplice. La laterale sulla sinistra per gli ospiti, alla ricerca di Chiarella, interviene Carotenuto e mette nuovamente il pallone in fallo laterale con le mani De Rosa sul punto di battuta. Bonatè, ancora per De Rosa, out di sinistra. Supera Dorato, parte il cross all'interno dell'area di rigore, pinna allontana su Esposito e parte velocissimo Esposito sulla sinistra. Buschiazzo non riesce a mantenere, anzi si trattava di Foggia, buono il pallone per Cardella al limite dell'area di rigore, non riesce a girarsi per un evidente fallo di Truss, l'arbitro lascia proseguire, era lì a 2 centimetri, probabilmente ha visto meglio lui. Tuninetti, Dorato sulla destra, avanti per Carotenuto, ancora indietro per Dorato, ancora indietro per Mazzei, lateralmente per Pinna, in avanti per Rossi, tocca il pallone verso Maimone ma viene anticipato. Con questa la sfera, la squadra ospite, lancio in avanti dove non c'è nessun giocatore metelliano, lo recupera Pinna. 23 minuti 45 secondi sul cronometro. Lorenzo, che partita stiamo vedendo? Buon pomeriggio a tutti, una partita come ci si aspettava, la capolista sta facendo chiaramente la partita con 2 risultati su 3 possibili. La Nocerina a corto di uomini, di under, sta cercando di giocarla, qualche occasione l'abbiamo creata, è una partita che sarà sicuramente sulla falsariga di un episodio per poterla sbloccare. Sì, intanto Cardella tocca il pallone di petto, guadagna fallo laterale. Truss spedisce il pallone direttamente in fallo laterale sulla pressione dello stesso Cardella. Dorato per Mazzei, centralmente per Pinna che gli restituisce la sfera. Ancora Mazzei, porta spazio il pallone, serve sulla destra per Dorato. Vado, gli restituisce la sfera, Mazzei ancora centralmente per Pinna, ha spazio davanti a sé Pinna, serve Tuninetti, Esposito sulla sinistra, viene servito, in avanti per Rossi, sbagliato l'appoggio di Esposito verso Rossi, recupera la sfera Nocerina con Pinna, pallone indietro per Mazzei, è invita Dorato, pallone troppo corto, attenzione, viene favorito dal rimpallo alla Cavese, Foggia, serve il pallone sulla sinistra, ma lo stesso Dorato va a chiudere su l'attaccante della Cavese, gli spedisce il pallone in fallo laterale,
con le mani De Rosa, la Zanalai, e guadagna calcio d'angolo lo stesso giocatore della Cavese per intervento di Dorato, secondo tiro dalla bandierina per gli ospiti alla destra di Fantoni. Tanti uomini della Cavese in avanti, parte il cross toccato da un giocatore della Cavese, lo recupera Liurni il pallone, attenzione, si incischia con Maimone, favorisce il recupero di un giocatore della Cavese, poi Esposito, c'è un fallo in favore della Nocerina per una trattenuta con le mani di Buschiazzo che ha fermato la sfera. Messa a terra il giocatore con la maglia numero 55, il gioco riprende, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Buschiazzo che si lamenta per, probabilmente è andato a sbattere con la spalla a terra, adesso miracolato si rialza. Calcio di punizione battuto da Pinna per Mazzei, guarda per Pinna sulla sinistra per Esposito, lascia mantenere il pallone in campo, a servire il pallone in avanti, guadagna la rimessa laterale alla Nocerina, si lamenta di Napoli di un tocco che ha visto solo lui, evidentemente ci vuole il binocolo più che gli occhiali. Intanto viene richiamato dall'arbitro di Napoli, calcio di punizione in favore degli ospiti sulla sfera Buschiazzo. Dall'altro lato verso De Rosa, recupera il pallone Liurni, indietro per Toninetti, c'è la pressione dell'avversario, Toninetti riesce a mantenere il controllo del pallone, a servirla indietro per Mazzei, sulla sinistra per Esposito, in avanti per Rossi, ancora indietro per Esposito, attenzione, ora indietro per Pinna che serve direttamente verso Fantoni che spara in avanti verso Mazzei, Toninetti dall'altro lato verso Liurni, anticipato ancora Toninetti a riconquistare il pallone, a spedire dall'altro lato verso Cardella, mette il pallone a terra di petto Cardella, serve Maimone in avanti per Rossi, viene ancora Nocerina, Maimone, Rossi sulla sinistra, c'è Cardella al centro dell'area di rigore, Rossi non riesce a mantenere il possesso del pallone, lo riconquista la pressione dell'avversario, finta di Rossi, guadagna rimessa laterale Nocerina per l'intervento il numero 91 Migna, la laterale Esposito direttamente all'interno dell'area di rigore, pallone scavalca tutti, viene allontanato da Rosa ma viene fischiato un fallo ai danni di un giocatore della Cavese ad opera di Rossi. Perde il tempo la Cavese a rimettere il pallone in gioco puntualmente, Poffelli fuori dalla propria area di rigore proverà a spedire il pallone in avanti direttamente in fallo laterale all'altezza della linea mediana, va battuto pallone per Cardella, se lo deve vedere con Magri che gli mette, che gli mette il pallone in calcio d'angolo. Arriva il sesto tiro dalla bandierina della squadra di Mister Nappi sul punto di battuta alla sinistra di Poffelli, Lorenzo Liurni. Sei uomini in maglia bianca appostati all'interno dell'area di rigore, parte il cross, pallone per Maimone, no, Mazzei non riesce ad inquadrare la porta, il capitano non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione.
pallone che finisce abbondantemente al lato alla porta difesa da Boffelli, che proverà a spedire il pallone in avanti. Questo calcio di rinvio, ancora una volta che l'arbitro lo invita ad accelerare e ancora una volta che lui fa i comodi suoi. Parte il lancio, stavolta buono di testa, lui conquista la nocerina con Maimone. Il pallone, c'è un fallo su di lui, arbitro lascia proseguire, Maimone si involla sulla sinistra, serve centralmente per Cardella all'interno dell'area di rigore, Cardella per Liunni, Liunni in forte, il tiro sbagliatissimo, il tiro di Liunni da ottima posizione, alza la sfera altissima. Stavolta l'arbitro si avvicina a Boffelli e gli dice che è l'ultima volta, speriamo che Maccorin non sia tale e ci faccia rispettare. 31 minuti 25 secondi sul cronometro, la nocerina è andata vicino al vantaggio, ha sprecato banalmente da ottima posizione Lorenzo Liurni. Parte il lancio in avanti di testa Toninetti verso Rossi, tocca il pallone di petto, spedisce il pallone dove non c'è nessun compagno di squadra, lo riconquista Maimone per lo stesso Rossi, ancora Maimone sulla sinistra, ancora per Rossi, pallone per Liuni al limite dell'area di rigore, ottimo intervento di Trossa a liberare con Conate. Esposito fa sentire duro su Foggia, calcio di punizione fuori degli ospiti, altezza della panchina di mister di Napoli. Come sempre perde tempo la Cavese e rimettere in gioco i palloni. Buschiazzo sul punto di battuta. Cardella. C'è Trossa e Conate, riesce a mantenere il pallone in campo, poi subisce il fallo, guadagna un solo fallo laterale, non c'è lì, deve essere laterale, con le mani Esposito sul punto di battuta. Si fa vedere Cardella, c'è Pinna alle sue spalle, viene servita Pinna in effetti. Dall'altro lato per Mazzei, avanti per Dorato, out di destra. Lancio in avanti alla ricerca di Toninetti, poi tocca il pallone, era stato anticipato Liuni dall'intervento di Magri, resta a terra il giocatore numero 28 Chiarella, la speranza che venga esibito un cartellino giallo, sarà toccato dall'acqua santa e si rialzerà sicuramente dopo che ha perso tutto il tempo che gli viene concesso. Infatti calcio di punizione fuori degli ospiti, l'arbitro è andato a parlare con capitan Mazzei. Urso sul punto di battuta, la nocerina tranne Liurni rintanata nella propria area di rigore, Liurni va a fare una mini barriera, parte Urso all'interno dell'area di rigore, di testa allontana Cardella con a te. Mette il pallone a terra, prova ad aggiustarsi il pallone, era offside la posizione di Chiarella, provato il tiro con Atene, il vento ha fatto alzare il pallone, l'assistente ha ravvisato una posizione di offside di Chiarella, calcio di punizione già battuto dalla nocerina, pallone per Pinna, centralmente per Mazzei e gli restituisce la sfera. Serve lo schieramento dei compagni di squadra, poi scarica sulla sinistra verso Esposito, non è l'indietro per, nuovamente per Pinna, dall'altro lato per Dorato, un po' di spazio davanti a sé, Dorato guadagna qualche metro, parte il lancio in avanti alla ricerca di Rossi, contratto dalla testa di un difensore ospite, Pinna, Mazzei in avanti, Liurni non riesce a toccare il pallone, con questa la sfera la Cavese con Urso, viene servito a Foggia, Toninetti gli porta via il pallone, ma ancora la Cavese, Rossi non riesce a recuperare la sfera, Toninetti di petto
Foggia forse con le mani commette fallo, l'arbitro lascia proseguire per l'intervento di Maimone che invita a salire Caro Tenuto. Pallone indietro per Dorato, Maimone, Caro Tenuto in avanti verso Cardella, gira Cardella, c'è Esposito dall'altro lato, viene servito sulla sinistra, si può proporre in avanti la nocerina, va Esposito, c'è Conate davanti a lui, gli mette il fisico, gli porta via il pallone e poi Esposito tocca la sfera, non riesce a mantenerla in campo, si ripartirà con un calcio di rinvio in fuori degli ospiti. Siamo giunti al 35esimo e 50 secondi, ricordiamo il risultato, fermo sullo 0-0 qui allo stadio San Francesco. Boffelli continua la sua melina, l'arbitro ancora una volta la invita, magari dopo gli offre anche da bere, l'ha invitato tante volte. Qui sta la sfera alla Cavese, pallone in avanti alla cerca di Foggia, interviene Mazzaia, spedisce il pallone dall'altro lato dove c'è Liurni che tocca il pallone di petto verso Cardella che di tacco gli restituisce la sfera, guadagna niente, resta in campo il pallone sul tocco di Trost, pallone lanciato in avanti, Mazzaia mette a terra il pallone, segnalata una posizione di offside, giusta la segnalazione, la posizione di Urso. Mazzei per Pinna, c'è Esposito sulla sinistra, viene servito. Pallone indietro ancora per Pinna, c'è Dorato dall'altro lato, viene servito. Dorato all'indietro per Mazzei, c'è sempre libero Esposito sulla sinistra, lancio in avanti alla ricerca di Cardella. Si mette con il corpo davanti Trust e guadagna, calcio di rinvio alla Cavese. Boffelli fa la chiama di tutti i partecipanti al battesimo. Toninetti in avanti per Cardella, riesce a toccare il pallone ma non a servire nessun compagno di squadra, la sfera riconquista con Conate che si invola verso l'area di rigore della nocerina ma viene fermato ottimamente da Caro Tenuto. Toninetti in avanti per Ruzzi sulla sinistra, Ruzzi riesce a mantenere il pallone in campo, poi è sfortunato sul rimpallo, guadagna rimessa laterale la Cavese per l'intervento di Buschiazzo. Ovviamente nessuno va a battere questa rimessa laterale, fanno tutti i convolevoli del mondo per perdere tempo. Mazzei in avanti, troppo lungo il pallone, Boffelli lo fa suo senza problemi all'interno dell'area di rigore, scarica sulla sinistra per De Rosa, non è troppo lungo di De Rosa, non riesce Urso a raggiungere la sfera. Cuninetti, Pinna, Maimone sulla sinistra, c'è Conate che si fa vedere, pallone per Rossi, riesce Rossi a mantenere il pallone in campo, poi sfavorito probabilmente anche da un rimbalzo sul terreno di gioco, guadagna rimessa laterale alla Cavese, ovviamente Buschiazzo, lemme lemme, arriva sul punto di battuta, arbitro lo guarda. Parte il lancio di Buschiazzo su una tè di testa dove c'è Esposito. Lancio in avanti di Esposito alla ricerca di Cardella che di testa serve il pallone centralmente per Caro Tenuto che lo tocca verso Liurni. Liurni riesce a sovraffare un avversario, parte Liurni sulla destra, si ferma, supera un avversario, parte il cross all'interno della rigore, troppo basso, lo recupera Toninetti il pallone, servendo nuovamente sulla destra Liurni. Parte il cross di Liurni, toccato di testa da Magri, Dorato di testa verso lo stesso Liurni, viene messo giù Liurni, l'arbitro e l'assistente dicono che non c'è fallo, si riparte con un calcio di rinvio in favore della Cavese. Quando siamo giunti al 49esimo e 12 secondi.
questa prima frazione di gioco. 0-0 il risultato. Boffelli non accelera, parte calcio di rinvio. Tuninetti di testa a spedire il pallone dall'altro lato, lo riconquista ancora la Cavese, lancia in avanti alla ricerca di Foggia, pallone troppo lungo, lo fa suo senza problemi Fantoni, però tenuto sulla destra, l'indietro per Dorato, ancora l'indietro per Mazzei, lateralmente per Pinna, c'è Esposito sulla sinistra, Pinna prova lui la sortita in avanti, va a vedere Dorato, viene servito dall'altro lato in avanti per Carotenuto, si gira Carotenuto, c'è cioè Magri su di lui, Carotenuto serve il pallone per Tuninetti che lo serve subito in avanti verso Cardella, viene intercettato da un difensore, ancora Nocerina che si fa vedere in avanti, guadagna probabilmente calcio d'angolo, infatti no, rimessa laterale dice l'arbitro, dice l'assistente, l'intervento di Trost. Con le mani Carotenuto proverà a sparare all'interno dell'area di rigore dall'auto di destra dell'attacco rossonero. Parte il lancio lungo di Carotenuto, ma in mano di destra Boffelli, miracolo sul palo alla sua sinistra, mette il pallone in calcio d'angolo, di sicuro la migliore occasione del match questa, sventata al 41esimo e 50 secondi da Boffelli, ancora calcio d'angolo per la Nocerina, settimo tiro dalla bandierina. Lorenzo Liuni alla sinistra di Boffelli, parte il lancio all'interno dell'area di rigore, di testa, palo, arriva il gol, il gol di Tuninetti, c'è fuori gioco, viene segnalato il fuori gioco, non abbiamo capito bene la posizione segnalata dall'assistente, c'era un uomo sul palo, onestamente mi sembra da rivedere questa posizione, viene annullata la rete alla Nocerina. Assistente era lì, sfortunata la Nocerina che ha colpito anche un legno al 42esimo, poi sulla ribattuta viene segnalata una posizione di offside a Tuninetti e l'arbitro annulla il gol e addirittura arrivano fuori all'area di rigore per battere questo. Boffelli lancio lungo in avanti, Mazzei mette il pallone a terra per Maimone, pallone indietro per Esposito, ancora per Maimone, mezzo a due, perde il possesso del pallone, attenzione Foggia, entra all'interno dell'area di rigore Foggia, viene fermato da Pinna e viene poi concesso un calcio d'angolo in favore della Cavese per il tocco dello stesso Pinna che si lamentava per l'ultimo tocco fosse stato dell'attaccante in maglia blu. ...43 minuti 50 secondi sul cronometro di questo primo tempo, due uomini sul punto di battuta per la Cavese, tra la Cerina rintanata nella propria area di rigore, nessuno che prova a salire. Parte Urso di testa, allontana un giocatore della Nocerina, poi Pinna, resta a terra un giocatore della Nocerina, attenzione all'interno dell'area di rigore, l'arbitro ferma il gioco, è Carotenuto colpito alla testa. Lorenzo, che peccato, la Nocerina in un minuto ha creato due nitide occasioni da gol grazie all'intervento di Boffelli, non c'è stato il gol e poi il palo ha fermato la Nocerina. Grandissimo l'intervento sulla testa di Maimone, sfortunatissimo capitan Mazzei, praticamente sul colpo di testa ha preso il palo e noi ci interroghiamo su questo fuorigioco, sinceramente è da rivedere con calma, c'era un uomo sul palo ma probabilmente è sopraggiunto dopo. Diciamo però, e lo possiamo dire senza tema di essere smentito, se c'è una squadra che merita di essere in vantaggio per quello che ha creato è sicuramente la Nocerina.
Assolutamente d'accordo con te, due intanto i minuti di recupero segnalati, Maimone in avanti per Rossi, riconquista la sfera della Cavese che lancia in avanti alla ricerca di Foggia, di testa Pina, poi c'è un colpo di mani, viene fiscato calcio di punizione in favore della nocerina per il tocco di mano dello stesso Foggia, Pinna sul punto di battuta, 45 minuti e 30 secondi sul cronometro, Cardella viene anticipato da Buschiazzo, pallone lanciato in avanti, caro tenuto tocco alla sfera ma ancora la Cavese in possesso di... pallone in avanti per Terella, c'è il fallo su Dorato, buona prestazione fino ad ora del numero 31 Dorato, Giovanni Dorato, grazie 2005, calcio di punizione che si appresta a battere Capitan Mazzei, lancerà a lungo in avanti alla ricerca dell'ultima sortita in attacco con Ote di testa ad allontanare, pallone spedito dall'altro lato, lo recupera Esposito, lancio in avanti, Maimone non riesce a bloccare il pallone, pallone scaraventato dall'altro lato, con Otero tocca di testa, Pinna anticipa Foggia, poi serve Maimone, ancora Maimone in avanti verso lo stesso Pinna, buona l'intenzione, però la sfera finisce al lato, 46 minuti e 30 secondi sul cronometro in questo primo tempo, ricordiamo il risultato, ancora fermo sullo 0-0 qui allo Stadio San Francesco. Cardella recupera il pallone alla nocerina, c'è poco tempo, Cardella si intestardisce, regala calcio di punizione agli avversari quando siamo giunti al 45 e 50 secondi, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con qualche secondo di anticipo, finisce così il primo tempo qui allo Stato San Francesco con le due squadre ferme sullo 0-0. Lamentano i giocatori della Cavese nei confronti dell'arbitro, probabilmente per qualche presenza a bordo campo. Liuni si lamenta invece con l'assistente per la segnalazione del fuorigioco che non ha concesso il gol alla nocerina. A mio avviso buona la direzione. Rieccoci collegati, il microfono era spento, caro Lorenzo, partiti in questi istanti, no, il microfono lo dovevi accendere, c'è stata partita la nocerina in questi istanti con Cardello Turinetti, pallone indietro per Pinna, va bene, Turinetti in avanti alla ricerca di Liurni, Magri gli mette il pallone in fallo laterale, ha battuto il fallo laterale, Cardella in mezzo a due, riesce a servire all'indietro per Esposito sull'out di sinistra, ora all'indietro per Pinna, lateralmente per Mazzei, in avanti alla ricerca di Cardella, mette a terra il pallone Cardella, poi Trost gli porta via il pallone ma lo recupera Pinna che sbaglia e arriva un tiro dai da casa sua di Ciro Foggia che aveva visto Fantoni fuori. Pallone finisce lontanissimo dalla porta difesa da Fantoni. Peccato, Pinna stavo facendo ripartire la nocerina, ha ciccato clamorosamente la sfera.
Calo tenuto sulla pressione di un avversario, subisce fallo. La Nocerina guadagna il calcio di munizione. Diceva Lorenzo al 41esimo, 43esimo in realtà è stato annullato un gol a Nocerina che abbiamo rivisto, era regolarissimo, peccato. Maimone in avanti per Rossi, pallone finisce fuori, sbagliato l'appoggio di Maimone verso Rossi. Si ripartirà con un fallo laterale in favore della squadra ospite che ovviamente non accelera le riprese di gioco. Pallone sparato in avanti di testa Mazzei verso Rossi che riesce a toccare il pallone verso Cardella che guadagna fallo laterale sull'intervento di Buschiazzo con le mani. Esposito sul punto di battuta all'indietro per Pinna, mette a terra la sfera, poi serve lateralmente verso Mazzei sulla destra per Dorato, supera un avversario Dorato, anche il secondo, poi subisce fallo, arriva finalmente il primo cartellino giallo per il numero 33 De Rosa, si lamenta Capitan Foggia della decisione arbitrale, netto il fallo alle spalle di Dorato ad opera di De Rosa. Ma siamo giunti al terzo minuto. Nocerina usufruisce di un calcio di punizione. Il punto di battuta Liurni, oramai da quasi tutte le posizioni del campo si presenta sul punto di battuta Lorenzo Liurni. Ora a scodellare il pallone al centro area, parte il cross basso, contratto alla difesa della Cavese, attenzione al contropiede, poi c'è fallo di Pinna, calcio di punizione in favore degli ospiti. Tutto per Buschiazzo, indietro per Trost, la pressione di Cardella, ancora indietro per Magri. Leoni a fare pressione, Magri c'è a servire De Rosa, viene fuori la Cavese con un lancio sulla sinistra ma il pallone è fuori, era irraggiungibile da poi l'arbitro lascia proseguire sull'intervento di Urso, poi ci ripensa su e concede un calcio di punizione alla Nocerina. Urso si lamenta in maniera clamorosa nei confronti dell'arbitro, chiede anche l'intervento di Capitan Foggia. Calcio di punizione in fuori della Nocerina sul punto di battuta Mazzei, altezza della linea mediana, Mazzei all'indietro per Dorato, l'arbitro dice che deve fischiare lui, arriva il fischio, questa volta Mazzei serve Pinna, Dorato in avanti dove non c'è nessun giocatore in maglia bianca, questa è la sfera, la Nocerina con lo stesso Dorato che spedisce il pallone in avanti, però c'è Conate che recupera il possesso del pallone per i metelliani, poi spedisce il pallone in avanti dove c'è Pinna, sbaglia l'appoggio Pinna, ne approfitta Conate che lancia verso l'area di rigore dove c'era Foggia, pallone troppo lungo, finisce direttamente oltre linea perimetrale, si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della Nocerina, già battuto Fantoni per Mazzei, il vento inizia a farsi sentire nuovamente forte, lancio in avanti alla ricerca di Cardella, interviene Buschiazzo, poi Trost dopo il pallone alla Cavese, però tenuto, intercetta la sfera ma la stessa finisce dai piedi di Magri a fare le urni pressione, Magri lancia in avanti, recupera Nocerina il pallone con Pinna, mette a terra per Maimone, ancora per Pinna, Maimone al limite dell'area di rigore, Rossi non riesce a girarsi, Rossi serve all'indietro per Esposito, Toninetti in avanti per Pinna sull'out di sinistra, parte il cross di Pinna, colpisce sulla schiena un avversario, la sfera finisce direttamente in fallo laterale con le mani Esposito.
Rossi perde il possesso del pallone, riparte la Cavese con Foggia, non è indietro per Russo, con Conate gli porta via il pallone Rossi solo per un istante, ma ancora la Cavese, possesso del pallone, attenzione Chiarella sulla destra, parte il cross, Chiarella tocca il pallone, spedisce in avanti il difensore della Nocerina, Leoni non riesce a mantenere il possesso del pallone, poi è lo stesso Leoni a commettere fallo secondo l'arbitro, calcio di munizione a favore della Cavese. Per il fallo subito da Urso, lo stesso Urso sul punto di battuta insieme a De Rosa. Urso allora all'interno dell'area di rigore, ma si allontana di testa dove c'è Ruzzi, anticipata con te con la sfera tra i piedi di Urso, Dorato gli porta via il pallone, poi forse c'era un fallo, l'arbitro lascia proseguire, pallone per Rossi, altro lato c'è Leoni, non viene servito, viene servito Toninetti che invita a salire Carotenuto sull'auto di testa, lo spazio davanti a sé Carotenuto, prova l'accelerato verso l'area di rigore, parte il cross basso contratto da un difensore della Cavese, riconquista la sfera la squadra medelleana. De Rosa la deve vedere con Carotenuto, sbaglia l'appoggio, riconquista la Nocerina con Pinna il possesso del pallone, Dorato in avanti per Carotenuto, difficoltà a girarsi, adesso ci serve Rossi, ancora indietro per Dorato, dall'altro lato c'è Esposito libero, Mazzei non riesce a fermare il pallone, lo rincorre, lo recupera, in avanti per Toninetti, subisce il fallo da Chiarella, calcio di punizione assegnato alla Nocerina, la propria tre quarti, guarda Mazzei sulla sfera, lateralmente per Pinna, spazio davanti a sé Pinna, guadagna metri, lo scarica sulla sinistra per Esposito, centralmente per Toninetti, in avanti di prima intenzione per Maimone all'interno dell'area di rigore, Maimone non riesce a toccare il pallone per l'intervento in copertura di Trust che si mette davanti con il corpo e favorisce l'intervento di Boffelli. Ma siamo giunti al nono minuto della ripresa, 0-0 il risultato, pallone per Foggia, lo recupera Carotenuto in mezzo a due, ancora Carotenuto riesce a mantenere il possesso del pallone, spara in avanti, poi c'è un fallo di Foggia che poteva essere sanzionato con un giallo, si lamenta Nappi, c'è un cambio in casa Cavese, è pronto ad entrare sette, andiamo al posto di chi? Al posto di De Rosa che è ammonito, entra il numero 7-7, quando siamo al decimo della ripresa. Si ripartirà con questo calcio di punizione in favore della Nocerina. Mazzei centralmente per Pinna, Toninetti per Dorato sulla destra per Carotenuto, di prima intenzione 1-2 con Liurni, riesce a capire tutto Magri e a spedire il pallone direttamente in tribuna, fallo laterale in favore della Nocerina, lo stesso Carotenuto proverà a spedire il pallone al centro aria, parte Carotenuto, lancio lungo, pallone scavalca tutti, lo allontana Buschiazza, lo recupera Toninetti, serve lo stesso Carotenuto, parte il cross di Carotenuto di esterno, Maimone di testa in avanti per Liurni, parte il tiro di Liurni e alza troppo la mira, ai 10 metri Liurni spara altissimo, quando siamo giunti
all'undicesimo minuto. Ti fa sentire il tifo rossonero. Boffelli è pronto alla rimettere in gioco. Parte il lancio di Boffelli, pallone che finisce tra i piedi di Foggia, supera un avversario. Foggia si presenta all'interno dell'area di rigore, gli portano via il pallone Mazzei e poi Dorato. Pallone però finisce tra i piedi di Sette, Urso, ancora pallone per Foggia sull'auto di sinistra, parte il passaggio verso Sette all'interno dell'area di rigore, pallone indietro per Urso, parte il cross all'interno dell'area di rigore, attenzione, di testa lontana la sfera Mazzei, direttamente in fallo laterale, anzi si trattava di pinna. Sette pronto sul punto di battuta, Urso sbaglia l'appoggio, veloce ne guadagna fallo laterale per l'errore di Zenelai. Con le mani Dorato, Cardella, la sfera finisce in fallo laterale, guadagna rimessa laterale in attacco la squadra ospite. Con le mani Sette sul punto di battuto, guadagna qualche metro, lancio in avanti alla ricerca di Foggia, il recupero che ha tenuto, spedisce il pallone in avanti dove Leonino mette di petto a terra verso Maimone che invita Esposito sulla sinistra, pallone in avanti per Rossi, prova la finta, guadagna probabilmente la rimessa laterale, l'assistente dice di no, pinna in avanti di testa per Tuninetti, lancio in avanti dall'altro lato alla ricerca di Cardella, cioè Magri in anticipo, pallone finisce in fallo laterale. Magri è andato a sbattere contro il giocatore della Nocerina. Arriva anche una bottiglia in campo, attenzione, campo è diffidato, non evitiamo gesti inutili, Magri perde tempo. Caro Tenuto di testa in avanti, Tross anticipa tutto, ancora Caro Tenuto. Guadagna rimessa laterale alla Cavese, fase di confusione. È saltato il cronometro, andiamo a braccio. Foggia, Tuninetti, gli porta via il pallone, pallone indietro per Pinna, sulla sinistra per Esposito. Andiamo a 14esimo e 20 secondi. Non ancora all'indietro per Pinna, porta a spasso la sfera, poi serve verso Mazzei, in avanti il lancio di Mazzei, Rust anticipa Cardella, Caro Tenuto verso Cardella e poi lo stesso Cardella a commettere fallo su Trust. Buona la partita del giocatore con la maglia numero 23 della Cavise fino ad ora. Stesso Trost sul punto di battuta, invita i suoi a salire. Trost sulla sinistra ricerca di Foggia, interviene Mazzei di testa a liberare, Caro Tenuto mantiene il pallone in campo e serve verso Liurni che subisce fallo da Magri. Calcio di munizione all'altezza della linea mediana in favore della Nocerina. Sistema il pallone a terra capita a Mazzei, che serve alla sua sinistra per Tuninetti che invita a salire Pinna. Ora pallone per Tuninetti, con la sinistra per Rossi, si fa vedere Esposito, Rossi si accentra, prova a girarsi, perde il tempo su Konaté, salva all'indietro per Pinna, subito verso Mazzei, Dado sulla destra, in avanti per Liurni, gira Liurni, serve Caro Tenuto, una spinta ai suoi danni, calcio di punizione in fuori della Nocerina, 16 minuti e 10 secondi sul cronometro. Sette ha commesso il fallo,
Corrado parte il lancio toccato dalla schiena di un avversario, riesce a evitare il calcio d'angolo alla Cavese, guadagna la fallo laterale alla Nocerina in attacco, con le mani si presenta Giulio Carotenuto che proverà a scodellare il pallone al centro aria. Ci sono 5 gli uomini in maglia bianca, 4. Parte il lancio, pallone che tocca Cardella di petto ma non riesce a giocarlo, viene spedito in avanti dove c'è Pinna che va a recuperare la sfera, anzi a far scorrere in fallo laterale. Esposito all'indietro per Pinna. Mazzei ancora su Esposito, lato sinistro, allora indietro per Pinna, serve dall'altro lato verso Dorato, mette il pallone a terra Dorato, serve in avanti verso Carotenuto, ancora in avanti per Liurni, Liurni guadagna rimessa laterale per l'intervento di 7. Carotenuto con le mani, già pronto alla battuta, si fa vedere all'interno dell'area di rigore, Maimone viene servito, capisce tutto Magri, lontana la sfera la Cavese, poi c'è l'intervento di Cardella, ancora la Cavese che si fa vedere sull'auto di destra, prova a distendersi, l'arte il lancio in avanti, dove non c'è nessun giocatore della Cavese, la sfera finisce tra le mani di Fantoni che invita subito a salire Mazzei. Scarica in avanti verso Toninetti, ancora in avanti per Maimone, non è indietro per Mazzei. 18 minuti sul cronometro. Sbaglia anche Esposito e regala rimessa laterale alla Cavese. Intanto è pronto un altro cambio in casa metelliana. Faella al posto di Chiarella. Torno con 4 under in campo la Cavese. Quando siamo giunti al 18esimo e 45 secondi della ripresa, guardiamo il risultato, fermo sullo 0-0. Si ripartirà con un fallo laterale in favore degli ospiti all'altezza della linea mediana. Muschiazzo è pronto sul punto di battuta, testa, interviene un giocatore della Nocerina, ma ancora la Cavese in possesso del pallone, tornate all'indietro per Mazzei che spara in avanti alla cerca di Liurni, pallone, forse c'era una spinta di Magri, Liurni riesce a controllare in qualche modo il pallone, poi glielo porta via con Ateca, riesce a servire un buon pallone sulla sinistra per 7. Urso, ancora 7 sulla sinistra, prova ad accentrarsi, pallone verso Ciro Foggia in mezzo a 2, Dorato lo spedisce in avanti dove c'è Liurni che mette a terra il pallone, se lo deve vedere con Magri, prova ad accelerare Liurni, Magri gli spedisce il pallone in fallo laterale, buon intervento dell'ex rossonero Kevin Magri. Toninetti servito da Carotenuto, riesce a girarsi sulla pressione dell'avversario, ancora Toninetti in avanti per Cardella, tocca il pallone Cardella, l'arbitro dice che c'è il fallo da parte di Trossi che si lamenta in maniera vistosa, calcio di punizione in fuori della Nocerina. Lo stesso Cardella posiziona il pallone a terra. Circa 27 metri, calcio di punizione defilato leggermente sulla sinistra, sulla destra, chiedo scusa, tre gli uomini sul punto di battuta, Cardella, Pinna accanto a sé e Carotenuto probabilmente con il numero 9 che proverà la battuta a rete direttamente, parte Cardella, pallone che finisce fuori alla sinistra di Boffelli. Che tarda la ripresa in gioco, del gioco.
lancio, provare il lancio lungo Boffel. Minuti e 30 secondi sul cronometro, 0-0 il risultato in questo secondo tempo. A 6 di testa Pinna, poi Urso, Foggia, attenzione, Pinna riesce a servire un buon pallone per Esposito che lancia in avanti precipitosamente, poi c'è il fallo di Rossi, l'arbitro lascia proseguire, Rossi riesce a servire all'indietro per lo stesso Esposito, ancora pallone all'indietro per Pinna, dall'altro lato per Dorato, il pallone a terra Dorato, lancia in avanti verso Liurni, si deve vedere che con solito Magri, questa volta la maglia, il giocatore con la maglia numero 30, Urso, Tuninetti di tacco, porta via il pallone a Foggia, c'è Rossi che si propone dall'altro lato, non viene visto, invita a salire Pinna, sulla sua sinistra c'è Esposito, parte il lancio dall'altro lato alla ricerca di Liurni, Liurni mette il pallone a terra, entra all'interno dell'area di rigore Liurni, parte il tiro cross Liurni. Sfera finisce addirittura in fallo laterale dall'altro lato. Non se ne è accorto l'assistente e ha segnalato su un invito dell'arbitro che il pallone è uscito in fallo laterale dall'altro lato. Buschiazzo con le mani. Tuninetti di testa a spedire il pallone nuovamente in fallo laterale dove c'è pronto Buschiazzo, praticamente sul stesso punto di battuta. Parato il pallone in avanti dove c'è Capitan Mazzei, non senza difficoltà serve Dorato che gli restituisce la sfera, ancora Mazzei, sbaglia l'appoggio Mazzei, sbaglia anche Foggia per fortuna per 7. Riesce a recuperare il pallone, dice il pallone in avanti, caro tenuto, poi mette il pallone in fallo laterale, anticipando Faella. Arriva il cambio anche in casa Nocerina, entra con il numero 29. Esce con il numero 29 Maimone ed entra con il numero 24 Guida. Prova a dare peso in attacco alla Nocerina. Si ripartirà con un fallo laterale in favore degli ospiti che hanno guadagnato una ventina di metri dal punto di battuta. L'arbitro fa rettificare. Ovviamente si perde tempo. Magri è ritornato sullo stesso punto di battuta. L'arbitro lascia proseguire, poi c'è l'intervento di Cardella, ancora fallo laterale, lo stesso Magri pronto a rimettere il pallone in gioco con le mani. Faella tocca il pallone, poi Mazzei lo spedisce in avanti, c'è Cardella che se la deve vedere con Magri, guadagna rimessa laterale la squadra ospite. Stesso Magri con le mani, il cinquesimo minuto, ora Magri guadagna ancora una rimessa laterale a Cavese, 7 va a recuperare il pallone lentamente lasciandolo a Magri, tutta la rimessa laterale, pallone all'indietro per Buschiazzo, del lancio in avanti di Buschiazzo, scavalca tutti, riesce a recuperare il pallone Foggia, viene segnalata la posizione di offside dell'attaccante della Cavese, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Nocerina. Mazzei sistema il pallone a terra, poi lascia il compito a Fantoni di sparare in avanti. Lancio lungo alla ricerca di Liurni, Liurni se la deve vedere con Magri che ha la meglio, qua forse c'è un fallo, l'arbitro lascia proseguire, pallone per Caro Tenuto, invita a salire Pinna, si fa vedere Guida sulla sinistra, Pinna serve a fianco a sé per Esposito, parte il lancio di Esposito,
contrato da un difensore della Cavese, lo stesso Pinna su Esposito, poi c'è un intervento a liberarla, guadagna rimessa laterale la nocerina sull'intervento di Faella, Esposito all'indietro per Pinna, centralmente per Mazzei, in avanti per Turinetti, si gira Turinetti, serve sulla sinistra per Esposito, in avanti per Rossi, Rossi tocca il pallone per Guida che tocca il suo primo pallone servendo Esposito, prova ad inquinarsi, in avanti Esposito, l'arbitro dice che è tutto regolare, parte la Cavese in contropiede con Capitan Foggia, Turinetti gli mette il pallone in pallo laterale, pezza a terra Esposito, l'arbitro ha detto che era tutto regolare, si rialza Esposito e cerca di recuperare la posizione. Laterale in favore degli ospiti, cross Spilingo favorisce 7 sulla sinistra, prova a superare la difesa di Dorato, attenzione all'interno dell'area di rigore lo stesso 7, prova a girarsi 7, parte il cross, pallone che finisce direttamente oltre la linea perimetrale, l'impallo aveva favorito in precedenza 7 che poi si è trovato sull'appoggio di Ciro Foggia all'interno dell'area di rigore ma non è riuscito a toccare il pallone verso la porta di Fantoni, provato a crozzare ma la sfera è poi finita fuori dalle linee perimetrali durante il corso del giro. Rossi sulla sinistra per Esposito, all'indietro per Pinna, apre dall'altro lato verso Dorato, all'indietro per Mazzei, sulla destra per Carotenuto, prova ad accentrarsi a servire Turinetti, prima intenzione in avanti dove c'è Cardella e Magri che riesce a toccare il pallone ma Liurni lo riconquista, Liurni prova ad affondare, parte il cross all'interno della rigore, Cardella non riesce a girarsi, pallone spedito in avanti, Dorato di testa, lo mette direttamente in fallo laterale, sbagliando il tocco. Arriva un altro cambio in casa Cavese, anche per la nocerina, è pronto Francesco Citarella, è Vecchione, quindi sarà un cambio del centrocampo rossonero. Per la Cavese esce Ciro Foggia ed entra con numero 18 Di Piazza. Mentre per la nocerina sono pronti Vecchione e Citarella, esce Giacomo Rossi. Ed esce anche Turinetti. Buona la partita di Turinetti che ritorna a titolare dopo un bel po'. Si riparte con un fallo laterale in favore degli ospiti, già battuto verso Urso per 7, mette a terra il pallone, serve lo stesso Urso che spara in avanti, cerca del neo entrato ma era in offside il numero 18, poi 7 spedisce il pallone in avanti, l'arbitro va a richiamare, trattava di Piazza, a 6 in avanti cerca di Cardella che riesce a toccare il pallone verso Trost, resta a terra Cardella, poi Liurni prova il tiro, Trost mette il pallone in calcio d'angolo, Trost arriva all'ottavo tiro dalla mandarina in favore della nocerina, parte Liurni, allontana la difesa Medellin direttamente in fallo laterale,
con le mani, caro tenuto, proverà a lanciare all'interno dell'area di rigore. Parte caro tenuto, non è altissimo di Vecchione, prova il tiro, ma la sfera finisce abbondantemente lontano dai pali della porta difesa da Boffelli. Si ripartirà con un calcio di rinvio in favore degli ospiti. Due minuti sul cronometro, 0-0 il risultato, e viene ammonito Boffelli dopo circa 80 minuti di gioco per perdita di tempo, una perdita di tempo che si è perpetrata per tutta la gara. Citarella di testa, Urso lo spedisce in avanti, il pallone, Pinna ancora di testa, Conate ancora di testa, Mazzei all'indietro verso Dorato e tocca il pallone, ma 7 riesce a conquistarlo, si gira 7, faccio l'intervento di Capitan Mazzei, ancora Dorato, guadagna rimessa laterale, no, l'arbitro dice che l'ultimo tocco è dello stesso Dorato, proverà 7, già ha battuto verso Urso, attenzione, la Cavesi fa vedere al limite della rigore, parte il cross, allontana di testa Pinna su Guida che invita a salire Carotenuto, si prova a distendersi la nocerina, lancio di Carotenuto sbagliato, finisce direttamente tra le braccia di Boffelli. È inculante del cartellino giallo, continua a perdere tempo chiedendo una distanza che non c'è, l'arbitro lo invita con ambigesti, poi spedisce il pallone in avanti, Urso di testa, 7 non riesce a mantenere il pallone in campo, Nocerino guadagna, rimessa laterale, caro tenuto con le mani in avanti verso Cardella, di prima intenzione verso Liurni, viene toccato il pallone, fa laterale ancora in fuori della Nocerino, battuto da Liurni verso Guida, mette il pallone a terra per caro tenuto, servito da Liurni, ancora Guida, sull'auto di destra parte il cross di Guida, contrato con a te, lo rilancia in avanti, Mazzei dall'altro lato per Esposito, hanno via i tre sindaci, due quelli di Nocera e uno quello di Cavo. Esposito, Guida, Cidarella, in avanti per Liurni all'interno dell'area di rigore, prova Liurni, prova il tiro, finisce di poco a lato, ma viene segnalata una posizione di offside. Probabilmente c'era un calcio d'angolo in favore della Nocerina, viene chiamata una posizione di offside di Cardella. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della squadra ospite che Boffelli non accelera. E l'arbitro lascia il portiere della Cavese indisturbato e il suo show e la perdita di tempo continua. Recupera il pallone Nocerina con Vecchione che serve di testa verso Cardella, recupera un buon pallone Cardella, poi subisce fallo, calcio di munizione in fuori della Nocerina, viene allontanato volontariamente il pallone, l'arbitro va a richiamare Urso, caro tenuto sulla destra all'indietro per Dorato, Mazzei centralmente per Pinna, in avanti per Guida sulla sinistra, ad accentrarsi Guida, serve dall'altro lato verso Carotenuto, si fa vedere Dorato sulla destra, pallone per Liurni, viene toccato il pallone, recupera Nocerina con Vecchione, ancora per Carotenuto, ancora per Liurni, Carotenuto sulla destra centralmente per Vecchione, si fa vedere Pinna, c'è cioè Esposito sulla sinistra, non accelera Pinna, serve l'indietro per Cidarella, ancora per Vecchione, ancora per Dorato, caro tenuto, sempre Esposito libero sulla sinistra, viene servito Pinna e non viene servito Esposito, centralmente Mazzei,
Ove il tiro Mazzei dai 40 metri. Inutile. Pallone finisce alto. Moffelli ancora che perde tempo. Fischia molto, ma non capisco per quale ragione. Veramente puoi mettere in difficoltà la squadra. E ancora approfittando dell'arbitraggio favorevole in questo, sotto questo aspetto, un buon arbitraggio quest'oggi. Guida, recupera il pallone alla Nocerina, si può vedere che ha tenuto, non viene servito. C'era 7 su di lui, Dorato, Quecchione, Pinna sulla sinistra per Esposito, in avanti per Citarella, la pressione dell'avversario, riesce a mantenere il pallone in campo, a servire verso Vecchione. Vecchione porta a spasso il pallone, serve sulla sinistra per Guida, prova ad accentrarsi Guida, parte il cross, Cardella anticipato, ancora caro tenuto all'interno dell'area di rigore, pallone per Cardella, viene segnalata la posizione di offside. Questa volta onestamente credo abbia visto i mostri l'assistente. Beh, un onesto. Ancora che perde tempo Boffelli. Mamma mia, l'arbitro sotto questo aspetto si fa veramente desiderare. Non è avanti, Mazzei lo spedisce dall'altro lato dove c'è Liurni. La pressione di Urso guadagna la fallo laterale alla Gavise. Magri con le mani. Il punto di battuta ovviamente non accelera. Viene invitato alla panchina Boffelli ad accelerare per evitare un clamoroso doppio giallo. Vecchione spedisce il pallone in avanti, trozzi di testa, anticipa Cardella, c'è il fallo di Cardella. Altre punizioni fuori della Gavese, siamo al 39esimo, 0-0 il risultato qui allo Stato San Francesco. Parte Trost, lancia in avanti Dorato, spedisce il pallone avanti, poi subisce un brutto fallo, perde anche la scarpa. Calcio di punizione in favore della Nocerina. Ho qualche problema tra il 7 che ero tenuto, viene invitato alla calma che ero tenuto. Trost va a fare da paciere, si alza anche la panchina della Nocerina. Commissario di campo che fa anche il quarto uomo, non l'ho mai visto un commissario di campo che si mette al posto del quarto uomo a dire quello che devono fare i tesserati. Pallone laterale fuori della Gavese con le mani Magri. Vecchione tocca il pallone, l'arbitro dice con le mani. Cosa cazzo è fischiato? Calcio di punizione in favore della Gavese, Urso sul punto di battuta, ovviamente non accelera. 40 minuti, 35 secondi sul cronometro, si lamenta Nappi, parte il lancio di Urso. C'è un gioco di spalla di un attaccante della Gavese, dice l'arbitro tutto regolare, parte il cross all'interno dell'area di rigore, Esposito allontana il pallone, poi era tenuto, lo spedisce in avanti verso Cardella, arriva Truzzi alle spalle, brutto il fallo alle sue spalle e arriva il cartellino giallo al 40esimo, 41esimo. Battuto il calcio di punizione, Mazzei, Pinna sulla sinistra per Citarella, dall'altro lato centralmente per Mazzei,
sulla destra per Dorato, finisce il pallone in avanti alla ricerca di Liurni, Magri alla meglio lo indirizza direttamente in tribuna con le mani, caro tenuto, pronto a spedire il pallone all'interno dell'area di rigore, dove sono solo tre gli uomini in maglia bianca. Parte il lancio di caro tenuto, pallone per Vettori, prova il tiro, la sfera finisce alta, si accascia a terra Magri, un calo di Zuccheri al 42esimo, ovviamente per perdere tempo l'arbitro fa ambi i gesti di recuperare. Comportamento che la Cavese ha portato avanti per 90 minuti, ovviamente forte del doppio risultato a suo vantaggio, anche se anche un successo della Nocerina può impensierire davvero molto poco la squadra metelliana. Parte il lancio di Boffelli, miracolato, Magri si è alzato, 7, non riesce a mantenere il pallone in campo, guadagna rimessa laterale alla Nocerina, con le mani Dorato, avanti per Cardella, anticipato, nuovamente in fallo laterale, ancora con le mani Dorato, ancora verso Cardella che di testa serve Caro Tenuto che apre su Citarella, c'è guida alla sua sinistra, Citarella lo serve, guida sulla sinistra, sposto dalle sue spalle, viene servito Citarella, non è indietro per Vecchione, invita a salire Mazzei, serve sulla destra per Dorato, non sa chi dare la sfera il numero 31, poi serve l'indietro per Mazzei, guadagna rimessa laterale la Cavese con Di Piazza che fa carambolare il pallone sulle gambe dello stesso Mazzei, intanto è pronto per la Nocerina anche Gaetani, andiamo al posto di chi esce Caro Tenuto, esce il numero 5 Giulio Caro Tenuto, entra il numero 67 Davide Gaetani, quattro per la Nocerina, battuto il fallo laterale, Urso per Magri, Trost in avanti, Dorato di testa, Urso verso 7 sull'out di sinistra, riesce 7 a mantenere il pallone in campo, riesce dovesse mantenere il possesso del pallone, lancia all'interno dell'area di rigore di testa, ancora Dorato ad allontanare, Mazzei viene anticipato e commette anche fallo, concessi 5 minuti, è sembrato molto generoso, 5 minuti di recupero, non generosi i minuti di recupero visto tutti i cambi e viste le varie perdite di tempo, intanto sono passati i primi 20 secondi dei 5 minuti concessi, calcio di punizione fuori della Cavese sul punto di battuta, Urso proverà a sparare direttamente verso la porta di Fantoni, tre uomini in barriera per il portiere della Nocerina, siamo fermi da un minuto circa per questo calcio di punizione, parte Urso, la palla finisce alla sinistra di Fantoni che già ha rimesso il pallone in gioco, Pinna in avanti per Esposito sulla sinistra, serve all'indietro per Citarella, deve provare ad affondare la Nocerina, Mazzei, occhio difettoso di Mazzei, il secondo consecutivo, sarà stanco il capitano della Nocerina, pallone per Dorato, già pronto sul punto di battuta,
Gaetano in lunga la traiettoria del pallone, ma riesce la Cavese a spedire il pallone nuovamente in fallo laterale con le mani Dorato in avanti verso Cardella, pallone che riesce a toccarlo Gaetani, c'è un po' di confusione, la Nocerino guadagna una rimessa laterale, con le mani Dorato. Quando siamo giunti al 47esimo, per Liurni l'arbitro dice che deve fischiare lui. Subito Dorato, potevi battere appena fischiato. Pallone ancora per Dorato e prova a superare un avversario, si trattava di Urso che poi in secondo tempo gli mette il pallone in fallo laterale. Ancora Dorato sul punto di battuta. Va a vedere Vecchione di testa, spedisce il pallone in avanti, ma Boffelli fa sua la sfera senza problemi. 47 minuti 30 secondi restano, poco più di due minuti da giocare. Ancora Boffelli che perde tempo, spara il pallone in avanti, Vecchione di testa lo spedisce su Liurri che non riesce a ripossesso del pallone per l'intervento di Trost, poi Esposito lo spedisce malamente in avanti, Mazzei di testa all'indietro verso Fantoni, Fantoni subito su Dorato, poteva farlo anche prima in verità, Dorato subisce il fallo, ci sarà calcio di punizione per il fallo di Urso, già battuto il calcio di punizione, Pinna prova ad accelerare. Parte il cross, Trost in, capisce tutto, pallone su Dorato, guadagna ancora fallo laterale, la Nocerina attacco. Battuto da Vecchione per Citarella. Pinna in avanti verso Cardella, tocca il pallone di testa per Gaetani, Gaetani al limite dell'area di rigore, serve per Liurni, entra all'interno della stessa Liurni. Mezzo a tre, Liurni prova a girarsi, perde il possesso del pallone, viene spedito in avanti, ne approfitta la Cavese, ma Mazzei recupera un buon pallone. Poi c'è un fallo subito dallo stesso Mazzei. Calcio di punizione per la Nocerina. Meno di un minuto al 50esimo, siamo al 49esimo e 15 secondi. Viene posizionato ancora più indietro il pallone sulla sfera pari di Pinna. Dovrà squadrare il pallone verso la porta di Boffelli. Quattro gli uomini in barriera per Boffelli. Sono spintoni tra Buschiazzo e Gaetani. Parte Pinna, segnalata una posizione di offside, praticamente finisce qui la partita. Si attende solo il fischio da parte dell'arbitro, il signor Maccorin della sezione di Pordenone. Ed è finita, finisce qui la partita con la Cavese che esce indenne dal San Francesco. La Nocerina che ha disputato un buon match, sicuramente ai punti meritava di più, c'è qualche problema tra le due panchine, vediamo Magri, anzi non si trattava di Magri, c'è qualche problema, è inutile, questi gesti non servono a nulla, possono solo peggiorare il proseguo del campionato, addirittura Trost spinge Nappi. Non credo che Nappi va a prendere la discussione con un giovane che ha 30 centimetri più di lui, mi sembra un comportamento davvero inguardabile da parte dei giocatori della Cavese che vanno a festeggiare sotto il settore destinato ai loro dirigenti, scene che si potevano evitare assolutamente, assolutamente.
Magri viene richiamato al commissario di campo. Ancora qualche problema con Buschiazzo. I dirigenti della Cavese, invece di recuperare i propri uomini, dove stavano non lo so. Per fortuna sembra ritornata la calma. Finisce qui la sfida del San Francesco con la Cavese che mette il sigillo sul campionato, ma non c'erano dubbi anche in caso di risultato avverso, portando via un punto dal San Francesco, forse in maniera immeritata, ma questo è il calcio. Gli uomini di Nappi a centrocampo a esaltarsi tra di loro. Buona la prestazione dei giocatori della Nocerina che sono arrivati a questo scontro importante con parecchie defezioni, viste le squalifiche praticamente di tutti i 2005 che avevano giocato da titolari fino ad ora. Vanno a raccogliere l'applauso dei tifosi rossoneri i giocatori di Mister Nappi. Ci sono più poliziotti che calciatori a bordo campo. C'è ancora qualche attimo di tensione all'ingresso in campo dei tifosi dei calciatori della Cavese con lancio di bottiglie. Probabilmente verrà squalificato il San Francesco. Non capisco per quale ragione la Nocerina deve pagare un pegno così caro per nulla. Sono rientrati negli spogliatoi i giocatori della Cavese, vengono allontanati dai... Ancora qualcuno che vuole per forza rovinare questa giornata, inutilmente. Finisce così con lo Stato San Francesco che saluta i cugini di Cava dei Tirreni. E restituiamo la linea alla regia. 0-0 qui al San Francesco tra Nocerina e Cavese. Buona domenica.